Buongiorno a tutti, siamo in compagnia di Mauro Uglietto e in occasione dell'incontro del convegno per il decennale di Associazione Volonbrite. Mauro Uglietto, fotogiornalista, giornalista professionista che ha immortalato numerosi atleti nei tornei più prestigiosi, tra i quali le Paralimpiadi. Come ritiene sia attraverso la diffusione sui social, come ritieni sia cambiata la percezione del pubblico rispetto a questo aspetto? Ma innanzitutto cioè non c'è un prima dei social, nel senso che è una cosa abbastanza recente, mentre invece diciamo che l'iconografia dello sport paralimpico ha una storia più vecchia. Diciamo che i social da Londra in poi hanno contribuito ad aumentare la popolarità dello sport, prima di tutto a dargli una dignità sportiva. Prima erano un po' viste dal pubblico come le Olimpiadi dei poveretti, scusate la parola, però è detta proprio con spregio nei confronti di chi le chiamava così. C'è famosa anche un'intervista di Paolo Villaggio che proprio parlava di poveretti, perché li facciamo correre, sono dei poveretti. Poi è stata smentita, non è stato capito il suo messaggio, però comunque l'idea principale che c'era fino a un certo punto è stata quella: gare fatte per accontentare le persone che correvano all'interno, un po' come alcune tipologie di gare master. Mentre invece, diciamo, da Londra in poi si è vista un'esplosione della popolarità dello sport paralimpico. Grazie anche a alcuni personaggi, Pistorius per esempio, Zanardi un altro, Bebevio è arrivata dopo, però comunque ha continuato sulla stessa strada, che ha avuto dei pro e contro. Il grosso personaggio ha un po' cannibalizzato, diciamo, l'immagine, perché comunque sui giornali non c'è spazio infinito, sui mezzi di comunicazione non c'è uno spazio infinito. Questi personaggi hanno, diciamo, cannibalizzato sponsor, immagini, interviste, per cui sembra che le Paralimpiadi le abbia corse solo Zanardi e Pistorius alla fine. Però diciamo che rispetto al nulla che c'era prima, perché comunque Barcellona, per dire, non ho mai visto una foto paralimpica se non in qualche libro specializzato su un giornale, non ho mai visto una foto su un giornale di Barcellona Paralimpica. Da Londra in poi c'è Zanardi, comunque con la sua sollevamento della carrozzina, è andato in prima pagina di giornali inglesi. Pistorius, idem. Poi vabbè, la storia di Pistorius è degenerata un pochettino, però è stato anche uno dei più importanti paralimpici che ha fatto anche le Olimpiadi. Non è stato l'unico, perché in alcuni sport, tipo l'arco, il tiro a segno, diciamo che non c'è una grossa differenza dal punto di vista sportivo tra le due discipline, e ci sono atleti che hanno corso Olimpiadi e Paralimpiadi. Grazie. Inoltre, è comune che le testate giornalistiche non sempre siano pronte ad accogliere foto di atleti con una disabilità particolare perché considerate troppo forti, troppo dirette per la sensibilità del pubblico? Non dovrebbe essere comune, ma purtroppo lo è, nel senso che ci sono alcune discipline sportive dove ci sono atleti con alcune particolari disabilità molto visibili, tipo per esempio la boccia paralimpica, dove sono quelli che hanno disabilità molto invalidanti, chiamiamola così anche se non è la parola corretta. Che comunque sui giornali, per una sorta di non conoscenza dell'argomento, non difficoltà nel racconto di queste, sia della disabilità che dello sport, non trovano spazio, un po' per scarso coraggio delle redazioni, perché comunque belle foto, per dire, ci sono, scrivere un bell'articolo, si può fare. Non è impossibile, è proprio una barriera culturale.
Paradossalmente però anche una disabilità che non si vede, come quella intellettiva, è praticamente assente da ogni tipo di giornale. Noi, sia sportivo che non sportivo, noi vediamo notizie di questo solo quando capita qualche fatto grave. Qui a Torino è capitato di un trattamento sanitario obbligatorio fatto in malo modo, che ha portato anche alla morte di un paziente. Probabilmente, cioè non so nel dettaglio, però comunque questa è una notizia che tratta la disabilità intellettiva. Sullo sport della disabilità intellettiva spesso le redazioni ci dicono non si vede la disabilità, quindi è più facile fotografare un atleta amputato o in sedia a rotelle rispetto a un ragazzo che apparentemente sembra normale. Va bene, grazie ancora, a presto.